Sono in ritardo e non è colpa mia questa volta. Non del tutto. Copia, condividi, fai, dici cosa, quello, quell'altro. Oh, il gestore stream. No. Che fretta. C'era, maledetta primavera. Allora, dov'è l'immagine di Subnautica? Dimmi che l'ho eliminata di nuovo. Posso credere. Ma porca troia, ma ce l'ho di vizio allora, eh? Brutta storia. Cos'è questa cannuccia? Chi è che ha finito la bibita? Ah, è la pompetta d'aria. Allora, la storia. Dove cazzo è? Ok. Bene. Eccomi. Facciamo le nostre condivisioni al volo, tac tac. Tac e poi... Che ne so, tac e poi... Basta, finita la storia di H. Vittoria. Porta la vacca, finita la storia. Ce l'abbiamo fatta. Con 10 minuti di ritardo quasi. Ma che cosa vuol dire il zombie? Ah, vero, minchia. Devo essere a destinazione in 40 minuti. Cioè, tra 40 minuti in teoria. Mi ricordo più niente. Allora, io so, tramite situazioni varie, che in teoria alcuni cargo sono aperti, ecco appunto, e c'hanno da scansionare. Il... eccolo, guarda. Che palle. Come si fa? Dov'è? Fabbricatore. Dispiegabili? Sì. Lubrificante e filo di rame. Interessante. Soprattutto se pensi... Che non ho il filo di rame, ma lo possiamo fare tranquillamente. Il cazzo. Possiamo fare il cazzo. Già, proprio così, proprio il cazzo. Eccolo qua. Però mi manca... Che palle. Che buio. Dovrebbe esserci di qua. Devo ancora scansionarle io queste? Pare di no. L'ho presa? No, ho preso l'alga. Per cosa? Ah, per le... Ma io ho bisogno del lubrificante. Non mi dire che non ho spazio. Ma il lubrificante non era qua, forse? Sì. Che palle!
No, entra. Entraci! Perché il rame non lo posso fare? Non l'ho preso il rame. O l'ho già fatto? Ma voi vedete che l'ho posato il rame? No, mi sa che l'ho già fatto e basta. Ma non ce l'ho il filo di rame. Scusate, mi ricordo palesemente di aver raccolto il rame io, eh. Qua c'è il rame. No, mi sa che l'ho preso e l'ho rispostato. Vuoi vedere? Vuoi vedere che invece di averlo raccolto, l'ho preso due volte e l'ho spostato? Per forza, perché qua non c'è. Come... Scusi, moi, mademoiselle, ma io non lo so fare il lubrificante. Ah no, invece sì, hai ragione tu. È sempre tutto come dice lui. Rame. Eccolo qua. Che velocità di movimento incredibile, non mi riesco a orientare. No. Ok, dispiegabili. Costruisci. Non va alimentato a batterie, eh. Ciao Lily carissima. Non è che ti ricordi se il Sea Glide che ho appena fatto va alimentato a batterie? Basta, è zitta, basta! Quanto parla! Allora, abbiamo... Sito di atterraggio Sunbeam. Dobbiamo andare lì. Appena fa giorno, possibilmente. Anche perché tanto ormai abbiamo il Sea Glide, quindi ce ne sbattiamo il cazzo. Assegna uno slot. Direi questo. Là che cos'è? Riferisce che il loro Sea Glide è danneggiato. Ah, ma perché io l'avevo riattivato quello, vero? Sì. Ma non ci serve più, non ci interessa. Questo lo spegniamo se lo si consuma. Energia 283 su 285 su 300. Ok. Direi di fare una cosa. C'ho quarzo io qua. Sì. Che cosa, yes? Va a batterie. Cazzo. Poi una rottura di cazzo che vada a batterie, però è anche comprensibile. Ah, per due, per uno di vetro, due di quarzo. Un culo. Io ricordo così. Ma infatti ha la barretta accanto, quindi è praticamente certo che tu abbia ragione. Senza praticamente, sicuramente certo. Come sempre, del resto, no? E penso di aver finito. No, incredibile. Vorrei anche effettuare un rinforzo. Ah, non ho il litio, cazzo. Ah, ok, ora l'energia sta aumentando perché c'è il sole. Va bene. Vamonos, ombre. Sì, vamonos, porco. C'ho qualcosa che non mi serve? No. C'ho spazio nell'inventario, buono. Allora, però arriva tra mezz'ora lui. Quindi andarci adesso ha senso? Non credo.
Ci sarebbe bisogno di Matteo qua, che mi spieghi se effettivamente ha senso andarci adesso. E cazzo, oppure no. Ma non credo. A terra tra mezz'ora. Beh, ci stiamo mettendo comunque il nostro tempino ad arrivare. Mollo, luce accesa, aspetta. Ah, l'ossigeno. Ma chi è che fa questi versi? Ma l'aspettiamo. Gentilmente. C'è gente che sta lavorando qua. Che c'è qua? Ragazzi, ma non sento più. Okay. Sei da scansionare tu? No. Oh sì, aspetta. Per un attimo mi ero uscito fuori. La scansione? No, forse no. Ok, ma non puoi contare sempre su Matteo e impara a giocare. No, ma per capire, perché se non devo andare lì, perché andare lì per poi stare mezz'ora lì senza fare un cazzo, in culo, cioè stavo a casa e facevo altre cose, capì? Questo dico io. Questi sono nuovi. Ok, delfini? Che fa? Quella era solo un coccodrillo. Quindi questo sarà solo un delfino. Oro. Quelli attaccano. Ma che cazzo dici? Non posso raccoglierlo. Sei seria? Secondo me andarci ora non ha molto senso, sincero. Io torno a casa e parto tra 20 minuti. No, quando ne mancano 10, to. Così almeno faccio altro. Ne approfitto per. Ma perché ogni tanto se ne va a puttana il suono? Facciamo altre trappole gravitazionali a casa. Fammi scansionare di tutto intanto. No, questo ho già scansionato, questo dov'è? E quello l'ho scansionato, ne sono sicuro. Magari potrei andare. Contiene resti di un passeggero ad alta priorità. I resti di un passeggero ad alta priorità. E quindi è morto, poverino. E scassaci la minchia. Pace all'anima sua, però. Magari a noi servono i resti del passeggero. Non hai più potere su di me. Sì, me ne sono accorto anch'io. Io vorrei il sottomarino per andare in giro. Sto coso non mi piace. No, i resti di un passeggero vivo. Bellissimo, bruttissimo, orribile. Ah, paura!
Ma sei matto, stronzo. Ma io lì sotto non ci posso scendere. La pressione mi ammazza. Lo posso già fare il sottomarino io, scusa. Non mi pare. Oh sì! Ah no! Cassio! Ingredienti sconosciuti. Oh, e senti, quanto hai rotto il cazzo. C'è da scoprire gli ingredienti del Siamot. E come si scoprono? Dove saranno? Ho finito l'ossigeno. Però minchia, non riesco a raccogliere due cazzate. Titanio. Vabbè. Ma perché non mi prendo subito le cose? Rame. Comunque era anche possibile i resti di un passeggero vivo, eh? Oddio, dove sto andando? Che è sotto attacco. Ti attacchi, mi spiace. Cazzi tuoi. Ma dove è finita la mia capsula? Questi. Queste cose che sparunano un po' dopo. Ma tu? Bisogna di sapere dove cazzo, come. No! Come sbloccare il Siamut, come, dove va scansionato, come sono fatti i pezzi, se si trova in giro a cazzo. Questo cos'era? Il radiofaro, l'abbiamo già scansionato, però ci dai i pezzi. No, questo è il... Lilli. Dovrei cercarne uno più avanti per una missione se non mi sbaglio. Ah, allora, queste io le devo fare per forza. Non... Cioè non mi serve il sottomarino per andarci. Però sono convinto che quella pressione lì non me la regga. Cioè già quando mi arrivo a... quando mi avvicino ai 100 metri mi prende... Mi dice, oh, che cazzo fai? Ma che cosa? Vabbè.
Radio Faro. Si fa. 20 minutini, tra poco ci avvieremo al Radio Faro, dov'è? Eccolo qua. Ci avvieremo verso lo schianto, la situazione. Oi boh, ma c'ho sete. Vital signs stabilizing. Come funziona il radiofaro? Non lo posso mettere dentro, solo fuori? Non radia questo radiofaro. O mi sbaglio? No. Ah sì, fa... Ok. Mi aspettavo di vedere la scritta come con tutti gli altri. Cazzo. Vabbè, c'ho l'altro qua. No. Ma no. Niente messaggini. No, non mi dire che sta facendo notte, proprio tra poco che devo andare lì sotto. Ma la smetti! Vabbè. Pure voi, dai. Ma no! Ma come... Però è anche vero che la nostra carissima moderatrice ha detto se non mi sbaglio, quindi non è sicura di questa cosa. Potrebbe sbagliarsi. Come succede spesso, direi. Lei non ricordo. Riesce a cercare un colpo su internet, su YouTube, magari un walkthrough, magari c'è. Se la missione in sé per sé, in culo. Aspetto la missione. Se no, me lo vado a cercare. Si vede un cazzo. No. Ok, tesoro. Faccio io. How to unlock Siamut. Chiama, ho visto un gioco che si chiama tipo oddio, non mi ricordo. Non ho internet. Ma che se non mi ricordo. Porca troia, come si chiama? Per una roba tipo Subnautica, ma fatto molto molto più realistico e molto molto più inquietante. L'ha portato Coop TV. Mi è passato oggi su TikTok, non so come. Se llama.
No, non c'è una missione in sé per sé, da quello che ho visto, signori. Sono 14 minuti, ma è notte, figa. Magari sta facendo giorno? No. Se credete che io esca di notte, siete fulminati. Io ve lo dico. Già è tanto se esco di giorno. Ok, ho capito. Quindi su tutti i 6.000 relitti che ho visto, da qualche parte ci doveva essere relitto del Siamut. Cazzo. Chiudo che di là è in vetro e se si allaga mi allaga tutto. No. Mi viene da premere per abbassarmi. Bravissima, il 2. Let in the water. Cazzo ridi. Guarda, qua c'era la sedia, magari la potevo scansionare. Ah, ma qua l'ho già controllato 50.000 volte, se è impossibile che mi sono perso dei pezzi. Infatti non c'è un cazzo qua. No, no, qua non c'è niente. Allora, questo sole? Dov'è? Eccolo. Ma vai alla Sambin. Infatti ci sto andando, ora che sta facendo giorno. Ma scusami, ma... Vabbè, mentre vado magari trovo anche qualche cosina da scansionare. Questo cosino non può andare più veloce di così, eh? Non mi pare. Andiamo a pelo l'acqua così prendiamo pure ossigeno. È orribile perché sotto io non vedo cosa c'è mentre sono sopra. Questa cosa è terribile. Ma i pezzi che fa se li sono mangiati? Cosa?
E ti dico, qua probabilmente c'è un pezzo del Siamut. Vorrei dire una cazzata. Niente. Come niente. Prima dici una cosa e poi niente. Che cosa mi sono perso? Cosa non ho visto, Lilly? Ah no, rottami. Cacqua di merda. Terra! E intero non ci sono pezzi. Come intero non ci sono pezzi? Da quello che ho appena visto io era. C'erano dei pezzetti di. Cioè dei pezzetti, dei pezzi grandi. Ah, ma perché quando mi sono allontanato da casa mi è arrivato il messaggio alla radio? Allora ho fatto apposta. Fanculo. Massive energy signature in the region. Cannot identify. Cioè? No, no. Oh no! Lasciatemi stare! E questo? Sì, è un gran bel pezzo, cioè si vede, è tipo metà Siamut da quello che ho visto io ora. Grandissimo. Granchio delle caverne, il granchio delle caverne maledette. Cos'è che c'è là? Sono troppo curioso. E si esplode. Oh no! Ti prego, dimmi che non mi dovevo portare la tavolozza. Non me lo dire. Oh! Ma perché non. Avrei preferito saperlo. Quindi non posso entrare perché. Chi è? Ah, la cosa che si chiude. E qua io posso costruire. Tipo questo. No, sì, questo. Tipo che so. Se io volessi costruirci questo. Ah, si può costruire sulla terraferma. Spettaculess. Ma col cazzo che costruisco dove ci sono sti granchi di merda. Chissà cosa c'è qua dentro. Che palle! Saperlo me la portavo dietro. Ero un po' indeciso. No, mi viene da saltare con X. Che cazzo. Cosa sei tu? Cos'è? Ah, sono un pilastro e basta? Mi aspettavo qualcosa di incredibile. No, A casa, vai via. Basta. E lasciami impostare. C'è niente qua che di enorme da scansionare. Chissà cos'è questa roba. Quei minuti e arriva. Ma sti cosi io li posso catturare. Li posso scansionare, quindi penso proprio di poter fare qualcosa. Dove vai? Cazzo è sto coso?
cos'era? Ma che vuol dire innocuo? Ma che paura inenarrabile! Mi ha sputato! Come innocuo? Che non so più se fidarmi. Ma cos'è? Ma che fa? Dove è andato? Harry Potter? Ma cos'era? Entra in, se ne ha il coraggio. Non c'è bisogno, c'è lui qua. Ciao. Sottospecie di coso strano. Fatto che non emetta nessun suono è un po' preoccupante, eh? Mi spunta così dal nulla, sto stronzo. L'acqua è fatta bene, per carità, la terra anche, però l'acqua che si schianta con la terra no. Che carino è il mantello. Eh sì, ho visto. Allora? Ah no, mi sembrava l'astronave che stava scendendo, invece era sto stronzo. Poi scusami, a me come dovrebbe mai venirmi in mente che quello schifo lì è innocuo? A me viene in mente che sia innocuo questo che io mi mangio. Ciao granchio, quale granchio? Ah, quello. Fanculo, che col coltellino non gli faccio niente. Dove sarà? Chi lo sa che faccia, chi è, dove, tutti sanno che si chiama, cos'è? Taglierina laser. Nani? Rilascia dischi olografici per segnare il percorso, usato per segnare la via d'uscita da caverne o luoghi difficili da attraversare, massimo 20 dischi. Ah. E la cosa più bella è che lo posso fare. Sta arrivando, sì, tra un minutino. Ah, e la posso pure fare io sta roba. Quindi se la perdevo la potevo rifare con i cuboioni e il diamante. Certo, sì, la potevo fare. Il cazzo potevo fare, proprio il cazzo. Arriva? Non sembrerebbe. Arriva o non arriva? Non è che serve riparare quella che hai trovato rotta? Ah. No, non credo, perché quella là ce l'ho intera a casa. Perché si è messo in posizione cannone? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Ma come fanno a vedermi? Io non li vedo. Is that a building down there?
do you mean you can't identify it? Bro scappa. No, perché? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down at 10. Eccola! 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Vabbè, mi avevi detto di scappare a me, ma non a loro. Cazzo. E che mi serve entrare lì dentro con la tavoletta? A fermare il cannone, allora. Giustamente il lavoro è finito, ci rimettiamo a posto, no? Pare pure giusto. Chi sia il tipo col mantello? A cosa mi serve entrare lì dentro, dici? Maria. Quindi devo pensare che sia stata quella ad abbattere anche noi? Non è, intanto non sto tornando verso casa di là. Comunque, devo pensare che sia stata quella ad abbattere anche noi o no? E comunque è ovvio che io debba disattivarlo per andarmene dal pianeta, perché sennò pam, siamo al punto di partenza. Tipo l'artefatto di... come si chiama? Di The Forest. Translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mod. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Hey. Basta. Adesso le due missioni che possono andare lì. Però vado lì senza il sottomarino. Figlio mio, che cazzo è? Ah, vedo smaltato. Ti sei...
ti è andato di traverso qualcosa a te nella tua testa. Immagino. E più avanti io dovrò andare anche a raccogliere i pezzi della nave che ho visto schiantare, che ho visto esplodere. E vaffanculo però. E adesso in teoria come me lo ricordo? Ma ho perso. Eccolo. Come mi ricordo dove cazzo è l'isola per la tavolozza aliena? Sicuramente mi spunterà in una... Ah vabbè, forse posso riattivare il segnalino. Oh, stronzo? No, dove sto andando? Tutto qua. Acqua. Ma per fare quella grande... Quella grande è? No, è quella grande, è disinfettata. Quindi adesso me ne vado a cercare i relitti. Avevamo visto uno qua davanti a casa nostra nelle sabbie del tempo. Tavoletta viola. Quasi quasi me la porto dietro quella ora. Visto che è così utile. Utile. Vital signs stabilizing. Qua è. Non ho fatto. Ah, per forza non l'ho fatto. Non c'ho la fibra di rete. Non so manco come cazzo è fatta. Ah, allora, di là è l'isola che ci interessa a noi. Di là c'era l'altra. E non vedo altre cose. Lilly, che dici? Vado adesso sull'isola o... Aspetta, prima fammi cercare il submarine. Poi la ricarico. Però devo fare una cosa, perché sennò dove sto andando io rischio veramente di morirci. Eh sì, anche perché un po' di cose. Prima fatti delle batterie del sottomarino. Ok, poi andiamo. Se si fa giorno, magari così vedo da sopra dove stanno i detriti che erano qua sotto. Mi fa anche un favore. Ma aspetta. No, ma che cazzo sto facendo? E no. Niente. Quelli non ci sono più. Però posso fare così. Allora. Questa qua, sia glide danneggiato è staccato. Questa è casa, ok. E lo mettiamo arancione come la capsula. E sotto attacco io lo metto rosso. E questo giallo. Cosa sei tu?
sarai mica un pezzo del Siamut. Uno di tre. Ok. Muchachito interessantes. Passing 130 meters. Oxygen efficiency decreased. No, altri rottami. Oh cazzo. Oxygen. E qua è pieno solo di rottami, però scusami. Che palle sta cazzo di bombola, oh. Quando sono a livelli non troppo bassi non me ne accorgo neanche, non mi dà troppo fastidio. Ma tipo ora che sto cercando. No, qua non ce n'è pezzi del sia. Del sia molto, anche perché sono anche abbastanza grandi, quindi li verrei. Devi starmi lontano perché guarda che te le do, eh. Siamo di merda. Il pezzo! Dammi lontano perché te le do! No, bioreattore. Tua mamma bio. E anche reattore. Oh, hai caccato il cazzo. Oh, guarda, forse là. Toccami e ti denuncio. Due su tre. Bioreattore. Bioreattore. Non so che serve, ma lo scansiono. Sarà qualche reattore, immagino. Così. Intuizione. Cosa c'è là? Oh no, che cazzo vuol dire? L'ho raggiunta senza accorgermi. Dai! Che incubo sta cosa! Magari sotto attacco dagli squaletti della sabbia. Quello è un pezzo del Siamut! A posteri. Sala scanner, anche se in teoria già ce l'abbiamo. Ok. Ah no, non ce l'abbiamo, cazzo dico. PDA. Integrating new PDA data. Non si vede una leppa senza questo. Vabbè, possiamo tornare a ca... aspetta. 30 seconds. Che palle, signora! Da lontano sembra piccolissimo quello. Ma mi sa che quello è piccolo. Oh.
quanto il drama qui in Subnautica. Oh, che panico. Allora, per le batterie, cosa ci serviva? Perché sicuramente serve il fungo acido. Ma poi cosa serviva? Fungo acido e cosa? Rame o titanio? Rame, cazzo. Noi rame non è che andiamo chissà quanto, eh. Ma mi servirebbe anche il caricabatterie. Ma io quando lo imparo a fare sto cazzo di caricabatterie? Questo poi... E io... Ah, due batterie e una gomma siliconica, ok. Piombo ce l'abbiamo. Ma no, niente, pensavo di non saperla, di non saper fare la cella d'energia e mi stavo già incazzando. Ah, minchia, ce l'ho il rame. Pure la gomma siliconica, in culo. Però non ho, guarda qua. Boh, vabbè. Non ho il coso, il fungo acido. Arrivo. Facciamo batterie per qualsiasi cosa che mi si sta scaricando pure la torcia. No. Ma intanto mi dà fastidio per come è messo questo. Quindi. No. Raccogli. Visto che galleggi a come ti pare piace a te. Segna, tac. Tac. Ma in culo. Non lo volevo mettere, però va bene, dai. E poi. Sta pompetta che ho messo proprio qua, mamma che fastidio. Devo spostare il fabbricatore. Fortunatamente è uno di rame per fare la batteria. Quanto rame ho ancora? Due. Fammi prendere altri quattro funghi acidi. Mi sento un po' sola stasera. Se vuoi posso scrivere in chat. Io posso insultarti da sola. Che cazzo. Forse se dici il nome Michael tre volte lui spunta. Michael. Lui spunta. Preferisci appare? Può anche essere, non lo sappiamo. Non ce l'ho.
10. Ne ho 9. Oh, che palle! Ma la gomma siliconica l'ho presa, no? Ok, lingotto, piombo. Immagino di non... di doverlo fare con l'habitat. Dico bene o dico benissimo? Cosa mi manca? Il lubrificant. Un culo però. Sì. Quello della Durex di Ciccio Gamer. C'è? L'hanno fatto? Ne sappiamo nulla. Ma dove cazzo? No. No, non l'hanno fatto o no, non ne sappiamo nulla. Trasforma la materia organica in energia elettrica. Il bioreactor. No, non lo devo fare con questo, lo devo fare per forza là. Ok. No, non l'hanno fatto. Ti vedo. Sì, insomma, abbastanza deformata. Ingredienti sconosciuti. Cazzo. Scusami, il Siamut come si fa? Scusatemi, ma... come si fa il Siamut? Lì. Devo fare le pinne ancora. Ah no, queste sono le pinne. Ah, pinne ultra veloci. Ultra scorrevoli, minchia. Litio. Ok, ma questo... da dove lo faccio? Che? Qua ovviamente no. Sul personale no. Manca il vetro. C'ha ragione, manca il vetro. Mancano due di vetro. Due di vetro, io qua il quarzo ora non ce l'ho, eh? No. E neanche qua. Qua ne ho uno. Ma non basta. Però in ogni caso non trovo da dove si faccia. Ma era quarzo quello che ho preso. Minchia, due di quarzo per uno di vetro, quindi quattro di quarzo. Oh la mamma, madonna santa, che buio.
cos'è? Ah, il coso a tubo. Non vedo un cazzo così. Non sto vedendo niente. Io quando l'ho scoperto, scusami. Ci sono il litio io ancora non l'ho mai trovato. Che Sparte non ho neanche. Questo lo potrei già fare, sai. Cavetteria. Cosa serve per la cavetteria? Cavetteria, cavetteria. Argento. Dovrei averlo l'argento. Magari addirittura qua. Vediamo. Uno solo. Andiamo di qua. Ah! No. E no. Niente, come non detto. Vabbè. Vuoi vedere come risolvo la cosa? Quando non ci sarà più bisogno di questa cosa. Cioè, quando avrò vetro e non mi servirà, lo rifarò. Ora. No. Come cazzo si fa il Siamot? Scusate. Da dove si fa soprattutto? Cioè, questo io voglio sapere, capì? Perché come si fa? Cioè, ce l'ho qui. Dai. Piattaforma mobile per veicoli mi serve. E io non ce l'ho. Come cazzo lo scopro io come si fa questo? Fanculo. Io mi sono smontato la base. No, perché non l'ho vista da nessuna parte. Ovviamente sono sicuro che vada scansionata la cosa. Come tutto. No, no, vabbè, tranquillo, non è colpa tua, insomma. Direi proprio di no, perché non è che mi hai detto tu, fallo. Sono andato a cercarlo e basta. Vorrei tanto sapere adesso come si fa la piattaforma mobile per veicoli. Devo cercare pure questo, cazzo. Mi dire che era... in tutti quei cosi che ho visto. Questa perché non me la segna più? Non me la segnava più. Puoi vedere che era in un... Oh, Gesù. Ma dov'è il mio inventario? Non mi sembrava che in quei cosi che ho visto ci fosse roba simile. Però è anche vero che se ci sono i pezzi del Siamut, probabilmente ci saranno anche quelli. Che stronzo io che sono già sceso sotto, che ora non ho ossigeno.
Io non vedo niente da qua. No, non c'è un cazzo. Cioè, cosa sei tu, quarzo? Mio. Nulla da scansionare. Cazzo è? Sta facendo nuovamente notte. Ma perché? Non mi dire che c'è l'eclisse. Fanculo. Ah, ecco cosa succede quando vado sotto i 100 metri, che mi abbassa, mi richiede più ossigeno. Oh, vedi, qua non c'è un cazzo. Sì, sì, lo so. Che cazzata però, eh. Fammi fare un tentativo, vediamo se veramente anche senza questo mi arriva l'ossigeno in camera, in camera, in casa. In teoria sì. Vediamo. Eh sì, cazzo, perché quella è una pompa alimentata. Quanto sono stato stronzo. Come cazzo si fa? Vediamo un po'. Mobile. Che palle, oh.
Ok. Sì, ho appena visto che bisogna scansionare tipo i pezzi dentro i cargo. No, no, in teoria dovrebbe essere anche solo... Perché ho uno spazio vuoto? Ah, perché non ho la torcia. Torcia che non mi servirebbe in realtà, visto che ho questo. No, dobbiamo trovare i cargo. Le scatole. Se vedete qualcosa urlatemelo. Intendo il cargo. Oh, aspetta, forse... Ecco, guarda, questo sicuro è uno di quello. Piattaforma mobile per veicoli. 30 secondi. Quella che mi hai rotto. Ah, le scatole. Lascia stare che già, non, già mi ero dimenticato cosa avevo detto. Ma oggi ci siamo rimasti malissimo io e Matte. Che ci siamo assentati mezzo secondo, torno, non c'eri più. Se non è andata la corrente, ah, mi spiace. La mappa serve a qualcosa nella sua interezza, esistenza, inutilità? Sì, sì, bro. Non vedo cargo. Quanto è rotto il cargo? Questo cos'è, un geyser? Questi, se non sbaglio, li ho già controllati. Il cazzo, perché guarda qua che c'è. Frammento del Sea Glide. Pezzi. Vuoto. Praticamente me lo potevo sbloccare già solo qua il Sea Glide. A quanto pare ho detto no. Ma guarda che assurdo. Ma guarda. No, come radiazioni rilevate, via via. Via di qua. Che, ma c'ho sete. Anche nella vita vera, cazzo.
L'avevamo trovata una situazione di cargo e tutte minchiate varie da qualche parte, beh. È rotto il cazzo. Sì, lavoro. Cos'è? Rottami, quindi vuol dire che qua vicino forse c'è qualcosa. Eh no, tubi sono. Ma se mi spawnano all'improvviso le cose, io mi spavento, eh. Di là stai fresco che non ci vado. Ma neanche se mi dici guarda, c'è un lanciarazzi. Frega proprio un cazzo, rimane lì. E quello? No, quanto sarà mai pericoloso andare lì. Sì, me ne sono accorto. Che ansia. Che c'è qua? Il reattore già l'ho visto, dammi i pezzi. Ah! Chi è? Ma che cazzo mi ha colpito? Via, signori, via. Si va a casa. Non può essere il corallo? Sì, il corallo mi ha morso. Ho sentito proprio dare una sgagnata di denti. No, no, quale corallo? Pensavo mi stessi perculando. Lo fai sempre. Non so più quando sei seria. Mi confondi. Ho riconosciuto che era a casa solo perché c'era la finestra. Scusa. Scusami. No! I pesci! Ma a sto punto, scusami. Già che ci sono. Che vista da incubo. Fatto scappare tutto l'oceano, però. Che posso fare qua? Ah, il vetro. Vabbè, sì, mi riduce la quantità di quarzo nell'inventario. Fa una paura fottura, ma non così. Cioè, io non oso immaginare come cosa si provi a stare sul fondo dell'oceano
al buio, vedendo solo qualche lucina così. Tutto molto spettacolare quando lo fanno vedere nei film, bellissimo così, wow. Però nei film, cioè io lo vedo, ciao ciao, basta. Tu immagina, sei qui e all'improvviso, anche senza niente, senza nulla, si inizia a crepare il vetro. Io penso che prendo il vetro e mi ammazzo, mi infilzo da solo, mi pugnalo e mi ammazzo prima che io possa arrivare. Immagina poi. Cos'è? E forse è questo che mi fa più paura, capito? Il fatto che siano razze aliene, quindi io non ho idea di cosa siano e non so se mi attaccano o no. Hai catturato un coso enorme. No, non l'ho catturato quello. Oh sì. L'ho catturato. Ma non volevo. No, non credo. No, no, non l'ho catturato. Sì, ho catturato quello enorme, no. Oh, ma sei scemo. Sono spaventato. Sta attaccato all'aggeggio. Sono due. Ma tu dici sti due che mi sono arrivati addosso? Questi? Ah, e boh, non so neanche come. Pure prima li avevo catturati, ma non so, non me li fa prendere. Sempre per sicurezza, eh. Ma siccome mi piace stare tranquillo. Ecco. Purtroppo ho finito le porte, se no ne chiudevo altre due. Ah, minchia, ma sono pieno di titanio. Qua è pieno. Cazzo cerco. Aspetta, eh. Oh, ha fatto giorno. Quanto vorrei andare su quella cazzo di isola a mettere la tavoletta aliena, però vorrei prima farmi il sottomarino, così mi faccio una vita un minimo più tranquilla. Vedi, non lo posso prendere. Lo posso attaccare. Ah? E che fai adesso? Strozzo. Ma non muore? Oh sì, è morto. Pensavo di aver fatto incazzare qualcuno. Come no, sì. Cioè, speravo anche di poterlo mangiare, ma mannaggia, non si può.
Pazienza. Capito, era un test, ragazzi. Bisognava farlo. Tanto se lo sarebbe mangiato qualcun altro. O qualcos'altro. Non voglio andare verso la cazzo di nave. L'hai fatto solo per divertimento, non mi permetterei mai, anche perché se poi si incazzava qualcuno di quelli giusti, io potevo solo correre e piangere. Qua abbiamo già controllato, sì, è dove ho trovato 28.000 pezzi del Sea Glide e di là ci sono le radiazioni, beh. Beh. Bugiardo, te lo giuro su di te. Ma quanto mi fa incazzare? Basta, non ne voglio più. Cioè, prima per trovarlo, 70 giri. Alghe. Rottami. Tipo che scovoeggia. Piselli fueschi, gnocchetti fueschi. Piselli li ho sbucciati personalmente io questa mattina, chef. E chi li doveva sbucciare? No, io. Ah, ecco. Sto cercando la mia patong. Dov'è? Parli da solo? Sì, certo. Sì, chef. Ah. Sei tu! Perché non ti scansiono? 2 su 3. Tanto dopo che li prendo tutti e tre, succede come col Sea Glide. Sì. Con il Sea Glide che li inizio a trovare a 5 a 5 in giro. Ma sto coso lo devo ancora scansionare? Sì. È entrato dentro. Che stai cercando, Matteo? Com'è la tua patona? Colorata, speziata. Ma poi mai... Ah, boh, vabbè. Ma è assurdo, io voglio conoscere questa donna e chiederle tante cose. Se qualcuno ha un contatto diretto con lei, per favore me lo presenti. Oh oh! Sei tu, vero? Non mi sembra. E invece sì! Addio! Bisogna buttare giù la frizione, perché sennò non parte. Prova a dare l'acceleratina. Eccola, patong. Attenzione! Il trick! Che trick? Ancora mi chiedo che cazzo mi abbia morso prima.
Non vedevo la trappola, ho detto apposta, è sparito. Me l'ha inculata! Welcome aboard, Captain. Allora. So più nemmeno quello che sto... Il vetro! Esce la Patong su WhatsApp. Subito. Parlando di Patong... A me è arrivato questo. Te lo inoltro. Che cazzo, dopo ti spiego. È una lunga storia che riesco a riassumerti in poco, però. Vieni fuori! Sì! Arrampicati. Ah, veicoli. Oi. Male mi sento. Dove che misura di piedi morti? 49. Perché non posso fare il lingotto, scusa? Che serve per fare il lingotto di titano? Ah, vero, 10 di titano. Ah, faccio, cazzo. Quanti ne ho? 8 e 2 10. Io ho risposto 52. Così ti arrivano belle larghe e le puoi tenere per più tempo. Magari poverino stava facendo tipo un sondaggio su... il piede medio delle ragazze. Coscia. Shaquille O'Neal. Veramente porta il 52, Shaq. Pensavo di più. No, di più penso sia un Bigfoot. Ah, me l'ha cacato là. Pensavo... Oh, io pensavo che si vedesse tutta una creazione, tutta una roba. Invece il cazzo me l'ha... Beviamole. Attenzione. Adesso appena mi chiede le celle d'energia da mettere per farlo partire, guarda, spacco tutte cose, eh. Un messaggino. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Una terra emersa o immersa, ha detto, scusatemi, perché... Welcome aboard.
Ciao, bellissimo. Allora, primo step, tornare alla nebbia e mettere la tavoletta viola, sempre se serve. Sì, in teoria sì. Era di là la nebbia? È di là? Sì, in teoria sì. Guarda che bello che è. Bellissimo motore, ragazzi. Ma che, in che senso? I'm so confused. Posso dire, mi sento molto più sicuro. Non lo sono. Non sono al sicuro. Mai. Ma proprio mai nella vita. Però mi sento molto più sicuro. Anche perché non ho la rottura di cazzo di dover... dell'ossigeno ogni secondo. Ah, che bellezza. Non servono le batterie per ricaricare questo, vero? Servono le celle d'energia. Perché se servono le celle d'energia io me le devo iniziare a fare. Ok. Boh. Vabbè, tanto mi sono fatto una fracca di batterie. Perso di vista tutto. Non vedo nessuna nebbia, nessuna terra. Soprattutto. Questo potrebbe essere alla... Era un prank. Volevo vedere chi se ne accorgeva. Ovviamente con questo devo stare attento. Cos'è questo? Cosa sei tu? Ti è fatto buio. Oddio, ma io questo non lo vedo con un radiofaro. Oddio, ma io non vedo più un cazzo. Non puoi scansionare il Siamut? No. Non credo. Aspetta che provo. Che cazzo quanto sono stronzo. Ma che era? Un lampo? Ricordavo che sì. Ma sai che forse è pure possibile? No, perché non ho... niente io... sotto. Cos'ho? Come funziona quell'inventario lì in basso? Scusatemi. Vediamo se trovo qualcosa. No, forse gli devo montare qualcosa, sai. Mi pare che gli devo attaccare le robe. Oh, scusa! Io non volevo. Oh! Ma come 80%? Oh. Tamo buoni, eh. Non diciamo assurdità. Beh, si rompe se sta qua. Hey!
Vabbè, ma io ho preso la patente della macchina, non del sottomarino. Scusa, eh. Ma che ho fatto? No, non volevo cambiare la fonte di energia. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Io mi farei altre armi prima di entrare. Che tipo di armi ci sono, scusami? Ma hai già fatto? In che senso ho già fatto? Cosa ho fatto? Genio. Ma cosa? Mi stai confondendo, Lily? Allora. Sì, mi vorrei fare questi, ma non so gli ingredienti. Non sbatti di sapere dove si vanno a trovare. Perché è pericoloso qua dentro, non sembra. Sembra tanto accogliente. Penso sia il posto dove mi sento più al sicuro. Che cos'è questa roba? Unknown language. Attempting translation. Tu spiegati meglio. Ho scaricato i dati. Oh! Questo mi serve. Cuboioni. Questo è... Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Non mi sembra il posto più sicuro del mondo. Non lo so. Oh! Beh, non è che ci siano tanti tipi di armi, eh. Unknown language. Attempting translation. Ah. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Vi giuro che volevo solo guardare. Che ascensore particolare. Qualcosa di meglio di un coltello di merda. Gli tiro il phon per capelli in testa. Gli costruisco un habitat addosso. Non so. Lo riparo. Lo prendo a colpi di Siag. Se... Vabbè, ma tu sei scemo che io entro qua. Ma non se ne parla proprio. Ma no, mai. Addio, ciao. Piuttosto... mi dovrei portare... No! No, ma che ora ci è? Ma tu sei fulminata, figlia mia! Ma cosa ti sei bevuta oggi? Io ci entro, ma... con il sottomarino! Tu dici, come lo porti? Lo ricostruisco! Tutto! Non se ne parla proprio che io entro qui dentro così. Mi vado a ricostruire il sottomarino. Cioè il sottomarino. Mi vado a riprendere i pezzi. Dispiego qui dentro la piattaforma mobile per i veicoli. Oh, aspetta, ma di là c'è una strada.
Può essere, per essere entrato in questo posto. Cosa sei tu? La tavolozza. Mia. Diversa da quell'altra? No, no, uguale. No, non c'è niente qua di... Lo spettro di... Di Destiny. Dispositivo dell'apocalisse. Ma sono divanetti per l'attesa questi? Che simpatici questi alieni. No, non credo siano divani. Se sono corrimano o hanno dei problemi a farli. Ma ci non mi serve. Certo, tutto alieno è sconosciuto, ma le canzoni indicano che la sala di controllo è da queste parti. Toh. C'è una tavoletta lì a portata di mano. Che culo. Chi è quel tipo o quale tipo? Che tipo di tipo? Che tipo di tipo hai visto? Cos'è? Il fascio del cannone? Due pulsanti. Oh no. Oddio! Panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Eh? Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Cazzo, mi sono mangiato la cosa sbagliata, mi ha tolto tanta sete. Ripremo. Tac. E lui mi buca di nuovo. Quindi sono tipo, c'ho il COVID, non posso andarmene. Sì, me ne sono accorto che devo assumere i fluidi, ora li vado ad assumere. Beh, si va via. Si va a letto. Questo me l'ero perso. Mio. Cos'ho dell'apocalisse lì sotto, cioè. Ma qui? Oh, no, torna su. Via. C'è un pericolo di morte scritto grande come una casa lì. Noi siamo scesi, non siamo saliti. Vabbè, giustamente sopra c'è il cannone, sotto ci saranno, ci sarà la sala comandi. Ah, me lo segna il mio Siamut, ok. Meno male. Io mi stavo preoccupando. Choo!
Oi, oi, oi. Ma là c'è una grotta. Vabbè, niente. Grazie, cara. Ti sei rotto? No. Welcome aboard, Captain. Merda. Si è bloccato. Porca troia. Come lo smuovo io ora da qua? Porca troia. Non lo so, sai. Ah, fa culo. Sì, è un'impressione. Remember the materials you gather are the property of the All-Terra Corporation. You will be liable to reimburse the. Non so neanche se lo sto effettivamente spostando. Your current bill stands at 3 million credits. Sì, un minimo si è spostato. Ma che materiale ho preso? Diamante! Come sei partito, diamante? Sì, vabbè, dai, ci accontentiamo di aver preso questo. Non siamo ingordi noi. Matalo, matalo! Dai, lo so che riesce ad uscire di qua, minchia! La tocca l'acqua! Io per un attimo l'ho visto volare. Niente, signori, mi sa che abbiamo perso il Siamut perché sono uno stronzo. Dai! Cos'è sta visuale buggata? Un po' tocca. Più vicino questa funzione, ma voglio capire se mi sblocca con. No, direi proprio di no. Oh, l'ho capito! Un attimo! Non vedi che c'ho problemi? Ho capito! Fanculo! Problema più grande, se muoio perdo letteralmente tutto, quindi. Mm.
Quanto urla, madonna. Sta morendo di sete. Pensa se stava morendo... accoltellato. C'è più ansia lui che urla che tutto il resto. Torneremo a prenderlo. Forse. Se non l'abbiamo perso per sempre. Almeno avvicinarmi abbastanza a casa da poter tornare a nuoto. Oppure una volta morto mi fa ricominciare dall'ultimo salvataggio. È equivalente a perdere tutto quello che ho fatto. Cuore del lampetti blu. Sto morendo di sete sott'acqua. L'ironia della vita. Non ci arrivo. Ma non è acqua potabile, capite? E l'ossigeno e l'acqua. E perché non te ne vai a fanculo? Salvo. Ah, aspetta, è vero che c'ho. La cosa mi ha detto che sono infetto. Quindi io non so altro, cioè io mi devo tipo disinfettare. Palle ora per liberare il Siamut. Dobbiamo per forza fare quel coso che ci permette di prendere gli oggetti e spostarli. E niente. Pensavo di farcela in tempo, in tempo, in tempo. Ma non perdo niente morendo. Torno solo a casa. Ma scusami. E allora l'unico problema di... Sì, ho visto. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ok, dobbiamo fare la situazione antiradiazioni, ma non ne abbiamo modo. Come non so neanche come trovare. Vabbè. Sarà il problema del me del futuro fare lo strumento.
Eccolo qua. Cannone a propulsione. E la taglierina. Mi suona così male, taglierina. Per ora non è un nostro problema. Anzi, aspetta. Salva. Obiettivo della prossima volta: andare a prendere il nostro, mannaggia, il nostro Siamut. E poi boh, e poi vedere di fare questa cazzata antiradiazioni e andare a vedere se quel i resti ancora restano, perché ormai si sarà pure decomposto quel cristiano, del personaggio importante. Poi capire anche un attimino come cazzo disinfettarvi, perché mi ha detto che sono infetto e il pianeta è in quarantena. Va bene, grazie mille per essere passati, ragazzi, grazie mille del supporto. Noi ci rivediamo domani con non mi ricordo cosa e Dark Souls la sera. Grazie mille a Lilli per la compagnia in chat. Noi ci rivediamo domani. Shagari, shagari, shagari.